Più che una protesta davanti al TAR, è una protesta a sostegno del TAR. Noi siamo qui perché il Palazzo di Sanità Renella 60, che è un complesso immobiliare sorto in un'area dove il piano regolatore prevedeva strutture a uso pubblico, è stato già oggetto di una speculazione milionaria bloccata dal TAR. Oggi la sentenza del TAR rischia di andare in fumo per carenza di interesse. Noi che come campagna per l'abitare seguiamo la condizione di 50 persone, famiglie e precari che vivono in quel palazzo, abbiamo sostenuto la battaglia per la sua ripubblicizzazione e chiediamo al sindaco di Napoli, alla giunta del Comune di Napoli, di essere coerente con la posizione che ha sostenuto fino ad oggi e in autotutela dell'amministrazione di prendere in mano questa sentenza, che oggi non viene applicata per carenza di interesse ma che non è mai stata confutata in nessun grado di giudizio, una sentenza che dice che quell'immobile è abusivo, una sentenza in cui ci sono le basi per cui quella struttura è una nuova costruzione e quindi non poteva aggirare il piano regolatore che prevedeva solo strutture a uso pubblico in quell'area. Chiediamo insomma di rivalutare questa condizione e di restituire alla comunità e di ripubblicizzare questo processo. Naturalmente noi dal nostro punto di vista tuteliamo anche il diritto al tetto in ogni caso delle famiglie, dei bambini, dei precari che vivono in questa struttura. Purtroppo anche per il predisesso della città e per la latitanza della regione Campania e del governo, la condizione dell'emergenza abitativa è larghissima, ci sono 18.000 famiglie in inutile attesa della casa popolare, esiste una fascia di disagio abitativo che anche con l'incremento dei costi per il turismo arriva alle 80-100.000 persone, quindi parliamo di un problema enorme. Noi ne seguiamo alcuni pezzi di questo problema. E adesso queste famiglie di Sanità Renella rischiano di essere buttate per la strada? Certo che rischiano lo sgombero, perché si è messa in moto una nuova attività speculativa che, grazie alla carenza di interesse nell'esecuzione della sentenza, può puntare a fare un'altra speculazione multimilionaria.